Ciao a tutti, oggi nuovo video haul, tenuta estremamente casalinga. Devo farlo prima, i capelli appena lavati non stanno a posto. Comunque, nuovo video haul di alcuni acquisti, tutti messi nella busta. Non sono tutti perché ancora due cose mi devono arrivare, però non sono ancora arrivate e la roba si sta accumulando, non potevo. Iniziamo da due cosine di abbigliamento. Questa me l'ha regalata da mia mamma, che praticamente è un cardigan fatto a giacca, arriva molto molto lungo. Dalla videocamera sembra nero ma è blu. È fatto così. Se lo vedete. Fatto così è molto 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 carino. Molto carino. Questo non so quanto l'ha pagato, non so dove l'ha preso. L'ha presa a Pontremoli. Che c'è un negozio molto carino. Se trovo i contatti ve li metto sotto nell'info box. Poi un regalino della suocera, il cappellino carino fatto tutto a mano, molto bellino. Magari meno da pazzoide. Ok, cappellino carino, ma l'ho messo meglio, starebbe anche meglio. E incordinato la sciarpone anello, quelle che finiscono tutte così, che potete anche arrotolare e fare così, rimane bella attaccata al collo. Se non la distruggo prima, magari. Fantastico, sono peggio di prima i capelli. Comunque, regalo della mamma e regalo della suocera. Scusate, ma i capelli non riesco a tollerarli oggi. Li ho appena lavati, non sono indomabili. Ok, un po' meglio, ma poi pacchettino da Amazon, che ho ancora dentro palito, non l'ho ancora neanche aperto, non c'è, non è che si riesca a aprire, sinceramente ci vorranno le forbici, sono grandi geni, non ho più niente le forbici. Proviamoci le forbici, devo sempre nei video devo sempre arrivare con le forbicine. Tagliamo il pacchetto, è una sorta di unboxing perché ho preso su Amazon questo L'Oreal Vive, sarebbe lo scrub per il cuoio capelluto, che ultimamente c'era molto secco, speriamo funzioni. Non l'ho mai trovato nelle profumerie, quindi non so se è reperibile, però se riesco vi metto il link sotto nell'info box dove l'ho acquistato io. E questo lo possiamo anche buttare. Okay. Poi altro pacchettino, aspettate, altro regalino della mamma, mi ha preso due paia di calzini morbidissimi, uno blu e rosa, e questo è tutto rosa. I morbidosi li ha presi al Lidl. Poi altro pacchettino Amazon, faccio vedere, però è Amazon, se lo conoscete. Questo l'ho solo aperto, ma non è ancora stato toccato niente, non so se ve la ricordate, magari qualcuno di voi ce l'ha, la
Slick Eye Divine, finalmente mi sono decisa a prenderla, l'ho pagata €9,99. Lo scrub non mi ricordo, se riesco a mettervi il link la potrò fare, fatta così, se si vede. Metti a fuoco, ok, aprite, ok, e ciao videocamera. E qua c'è tutti i colori. Aspettate, copro lo specchio, c'è anche il fogliettino con tutti i nomi. Non vedevo di farla vedere perché me non potevo utilizzarla, non ve la voglio far vedere intatte le cose, è una questione di rispetto nei vostri confronti. Questa l'ho pagata a €9,99 con il Prime. E sono così contenta, non vedo l'ora di provarla, se mi devo andare un po' prima. Oh. Partono già le cose. Pacchettino Decathlon, non sono lì dentro, però ho preso i pantaloncini. Pacchettino Decathlon, vedete? Ho preso i pantaloncini per lì in neopreno che fanno strada. Credo che li abbiate visti tutti. Questi qui, faccio magari vedere il nome, Short Sudation Femme colore 1XL, fatti così XL, che sono i pantaloncini quelli per far sudare, sia da sudatore da cattolice, sia da uomo che da donna, voi poi dipende dalle vostre esigenze. Io ho preso quelli che arrivano al ginocchio, non ho preso i leggings lunghi, però vedrò di prendere i leggings lunghi, magari. Questi li ho pagati, quindi 15 più la spedizione che è €3,90. Poi ho preso 0,99 dai cinesi, le veline da 150 fazzoletti, perché di solito le trovi sempre sugli 80, ho preso pure da 150, 0,99 anche la lima a 4 facce per le unghie, 0,99. Questo della Liccia salviette intime, sempre dai cinesi, 1,50 €, quelle che sono, no, non danno. Le ho prese da Tigotà, 1,50 €, quelle che sono biodegradabili in luci, mi sbaglio, le ho prese biodegradabili stavolta. Qualche, aspettate, allora questo è niente, la ricarica, mondo risparmio, ecco, fazzoletti 0,99, ah, ok, ho preso anche questo whitening nail base di Astra a 3,90 €, il solvente per unghie mi sembra 0,99 o 0,80, solvente normale per le unghie, perché ho preso quello rosa ma non toglie bene lo smalto. Ah, le calze sono della linea Esmara, queste qui. L'Esmara è quella, la linea abbigliamento che ha fatto Heidi Klum per Lidl. Poi, prima per unghie, la linea per unghie non 0,99, 1,98. No, 0,99 ne ho prese due, scema.
Il solvente è 0,80 e questa 0,99. Sì, quello che costa di più dai cinesi è lo smalto dell'Astra. Ok. Poi la mia spesa non credo vi interessi. Ultimo acquisto. Non so neanche se c'è il sconto, non c'è. Li ho presi a 17,99, mi sembra di sì. Sono i pantaloni basici della tuta da uomo, perché quelli da donna non sono abbastanza larghi per me, quindi comodi. E ho preso questi, che su una donna stanno bene un po' più a vita alta e fanno l'effetto fiancotti, molto carini. Sono tutti blu. C'è il prezzo qua, 16,99, ho preso l'XL da uomo, è bella. E anche come si dice, felpato dentro, molto carina, a 16,99. E niente, quando mi arriveranno le altre due cosine le aggiungerò a questo video qua, spero. Se no dovrò fare un altro video. Ho comprato da Hyperstop questo. Ho guardato un po' di recensioni, volevo prendere quello della Batiste, ma tra la spedizione e cose veniva un'infinità. Ho comprato questo Garnier Fructis, attivi di frutta fortificanti, pur non stop cucumber fresh, shampoo senza acqua. Quando faccio gli allenamenti tutti i giorni non posso lavare i capelli tutti i giorni, lo do solo dove sudo effettivamente. Spero che funzioni. L'ho pagato sui 4 euro, mi sembra, sui 4,50 euro. E niente, piccolo pezzo di video, ho fatto altri acquistini con lo sfondo del mio comodino super fashion. Tenere l'acqua porca perché mi serve, perché ho nuovamente il raffreddore. Ho comprato questo pennellino qui, l'ho preso a lingua di gatto, non per il fondotinta, suggeriscono per il fondotinta ma non lo userò per il fondotinta, lo userò per l'applicazione delle maschere. L'ho preso da Hyperstop, l'ho pagato sui 4,90 euro, un po' caretto per essere un pennello, però era carino, nero e rosa. Poi tutti gli altri acquistini Astra ho guardato e guardato review, mi sono decisa ad acquistarle. Mi piacevano la 02, la 04 e allora la 02 qual era? Questa, ok, 0204 e la 14. La 02 l'ho trovata con il nuovo packaging e la 02 matte trovata con il nuovo packaging. Poi ho preso la 04, aspettate, forse lo vedete meglio così, la 02 con il nuovo packaging, 02 matte, la 04 con il vecchio packaging, 04 matte, e la numero 14 con packaging fichissima che è la Gypsy. Sono rispettivamente, sono un nude un po' più rosato, un rosso e un nude un po' sul marrone. Io ho provato quella sul marrone, dura molto bene, non secca le labbra, si asciuga quasi praticamente subito, non resiste però ai pasti, ve lo dico. Astra è testata dermatologicamente, quindi io la valuto anche per quello, perché sono un soggetto allergico. Scusate se parlo col naso, ma ho un raffreddore assurdo. E questa è molto molto carina. Poi è un nude non troppo bianco, è un nude portabile. Per una pelle, quanto ne so io, per una pelle media chiara come la mia,
Io sono molto Chiara Fantasma d'inverno, molto. Queste rispettivamente le ho pagate 4,90 l'una, il pennellino 4,50 mi sembra, questo è 4,90, la Jumbo sui 2,90, 3,90 e lo smalto 2,90. Il Jumbo Lipstick l'ho preso perché mi serviva una matita rossa, questo è il 29. Il Jumbo Lipstick matito nelle labbra, mi è piaciuto molto l'altro, quello nude rosato, e anche il nude, quello più marroncino, l'ho preso, e da abbinare a questi infatti mi mancava il matitone rosso. Ho visto da molte review che si possono utilizzare anche come rossetti, infatti sono predisposti a quello perché sono molto morbidi come stesura, non seccano per niente le labbra. Questo ho preso il 51, è sempre sul nude rosato, sempre da abbinare con il rossetto, perché io ho due nude, però uno più scuro, uno più chiaro, che tendono sempre al marrone. Uno ne ho sopra che è molto marrone scuro, e l'altro è un nude però sul mattone, ne ho un altro sul, non sono due, non mi ricordo, ne ho tre, e questo è un nude. Mi mancava il nude rosato perché ho il nude marrone chiaro, il nude marrone scuro e anche sul malva, e mi mancava il nude rosato. Questo ve li consiglio perché durano moltissimo, servono poche passate per un colore pieno, ve li straconsiglio. Tutti i prodotti che ho provato adesso di Asta mi piacciono moltissimo. Poi, spostando come abbigliamento, se la vedete, mia mamma mi ha dato questo poncho blu bellissimo da mettere adesso sopra le giacche o sopra ai maglioncini, e mi piace un sacco. L'aveva lei, non lo uso più, me l'ha regalato, quindi io ve l'ho aggiunto nel video. Vi rilascio al video haul, scusate se ho aggiunto un pezzo di video, ma foto gli ultimi acquisti, non mi sembrava con pochi acquisti di fare un altro video, anche perché sto aspettando il Black Friday per fare acquisti di abbigliamento. Vi rilascio al video, ciao! Spero che i miei acquisti vi siano piaciuti, lasciate un like e un commento con quello che voi avete comprato. Iscrivetevi al canale, azionate la campanella perché è importante per aiutare questo canale a crescere. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!